Ci siamo quasi. Ancora un piccolo sforzo e saremo liberi. Oh, ma quelli sono acrobati. Non sapevo che ci fosse uno spettacolo del circo oggi qui. Ehi là, guardate qua, anch'io so fare delle acrobazie speciali. Beh, che ne dite? Niente male il mio numero. La zuppa è pronta. A tavola, Golosoni. Ti piace o ho cucinato io oggi? Da quando è qua un direttore cucina? E lo chef dove è andato? Prepara un banchetto per la festa della città commissionato dal sindaco. Il nostro chef è molto indaffarato. Non sa neppure se avrà il tempo di preparare la sua torta speciale. Molto interessante. Ho un nuovo piano. La torta per la festa la cuciniamo noi, con una sorpresina all'interno. Quando la porteranno fuori dal penitenziario, dentro ci saremo noi. Geniale, no? Volete fare la torta? Curioso! Guarda caso diversi altri detenuti hanno avuto la stessa idea. Eh no, l'idea è mia! Quei pagliacci fanno ridere a crepapelle! So io come toglierci dall'imbarazzo? Mi propongo una gara di pasticceria. Chi riesce a fare il dessert più gustoso vince il diritto di preparare la torta del banchetto. Eccellente idea! Il problema è risolto, signori, tutti in cucina. Ecco, potete cucinare qui mentre Pete e Emmett vi sorvegliano. Pensi che vinceremo, Joe? Garantito. Scommetto che quei due idioti non hanno mai messo piede in una cucina. Allora, che torta avete in programma? Stavo pensando ad una charlotte di panna con le sue scagliette di cioccolato e i boccioli di arancio himalayano. Io farei una mousse di lamponi selvatici con salsa di frutta esotica alle spezie isolane. Ma che meraviglia! Non vedo l'ora di assaggiarli! E voi, Dalton? Sarà una sorpresa. Meglio ancora, adoro le sorprese. Stupitemi. Beh, ragazzi, non c'è più scampo. Dobbiamo cucinare una torta. Peccato che non conosciamo i gusti della signorina Betty. Ci sarebbe utile. È un'idea geniale. Se vogliamo vincere, dobbiamo preparare il suo dolce preferito. Tutto qua. Bene, via libera. Guardiamo, ficcanasiamo e cerchiamo qualsiasi cosa possa darci un'idea riguardo ai suoi gusti. Qui non c'è nulla di utile. Ehi, guardate, ragazzi, questa è la signorina Betty da bambina. Guardate che faccia. Aspetta, avete visto questa? Guardate che espressione felice. Ci siamo! Penso che abbiamo trovato la torta che la farà impazzire! Spatola! Frullatore! Martella! Sega! Spugna! Bene, ce l'ho messa tutta! Ora non ci resta che attendere! Il dessert è pronto! E una torta al cioccolato! E ora vediamo i vostri piccoli capolavori. Chissà cosa c'è sotto quelle cupole. Deve essere uno spettacolo di magia. Oh, che bello! Anche se di sicuro c'è il trucco. Una torta di compleanno! Wow! Davvero molto originale! Beh, allora tutto qua! Non capisco, abbiamo fatto esattamente la torta della foto! Ma lei non stava guardando la torta, stava guardando la bambola! Non male per una torta al cioccolato! Vediamo le altre! Sabotaggio, ragazzi! Io penso alle guardie! Allora, chi è il miglior pasticcere? Hanno vinto i fratelli Dalton per esclusione. Sì!
Forza, oggi si prepara la torta! Io faccio la pastella! Chi ha la farina? C'è qualcosa nel forno! I pagliacci stanno preparando un finale molto gustoso! Ecco fatto! A questo punto manca solo la farcitura Dalton! I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro! Peccato che non possano uscire dal penitenziario per venire alla festa! Ci divertiremo in ogni caso! Forza, ragazzi, pronti a pedalare! Sta iniziando il numero finale! Oh, scommetto che c'è una sorpresa dentro la torta! Di nuovo i pagliacci! Ah, credo proprio che sarà un finale esilarante! Di Dalton! Forza adesso! Quasi, ragazzi, coraggio! Ancora pochi metri! È un peccato che non siate molto esperti di cucina, ragazzi. La glassa si scioglie sotto il sole. Abbiamo seguito le vostre tracce. Avanti, metteteli tutti al fresco! Sì, ma non sia troppo severo con loro, la prego. A letto senza dessert, che dite? Mancava la ciliegina sulla torta. Come si dice, vento settentrionale, si dorme male. Torniamo al villaggio, bambini, dobbiamo costruire delle trappole per incubi. Che bello, una lezione di tecnica! Signor direttore, oggi le previsioni danno forti raffiche di vento. Ma davvero? Joe, ridammi subito il mio piccone, non è divertente! Puoi dirlo forte, non è affatto divertente! Oh, una gigantesca farfalla! Ma che piano lo vuole quel pespuglio? Ho un piano. Senta, signorina Betty, quel corso di intreccio dei cesti che voleva organizzare, quando inizia? Ma come? Avete rifiutato una decina di volte quell'attività, sostenendo che voi siete i fratelli Dalton, non le sorelle Dalton. Nella vita si può sempre cambiare idea, mia cara. Ehi, Joe, è la picconata in faccia che ti ha fatto impazzire. Da quando in qua vuoi intrecciare cesti? Da quando ho in mente un nuovo piano di evasione. Questo è un giunco ed è il materiale che utilizzeremo. Ecco fatto! Visto? È molto facile! Ora tocca a voi! Non è difficile, basta prenderci la mano, un po' come quando leghiamo i cassieri delle banche. Allora, qual è il piano? Facciamo dei grandi bozzoli, ci sistemiamo dentro e le raffiche di vento ci porteranno via! Lo so, succede a chi impara, ma preferirei che imparassi alla larga dal mio naso! Bravo, Joe! Non sapevo che avessi una vocazione per l'insegnamento! Oh, è originale! Molto moderna, direi! Queste si chiamano uova, un manufatto spirituale. Basta chiudersi dentro per pochi minuti al giorno e si ritrova alla pace interiore. Accipicchi, è commovente, Joe! Dovremmo davvero tenderci la mano. Alla fine tutti noi non siamo altro che esseri umani. Uova? Devo dire che i fratelli Dalton non finiscono mai di stupirmi. Ah!
aiuto io ad entrare? Coraggio, andiamo a cercare la pace interiore all'esterno. I Dalton stanno scappando! Allarme! Lo sapevo che tramavano qualcosa! Questi fratelli tramano sempre qualcosa! Prendete il retino e riportateli qua! Una battuta di caccia alla farfalla! Adoro acchiappare le farfalle! Io! Aia! Non sapevo che le farfalle sapessero dire aia! Vento in poppa! Ho finito di costruire l'acchiappasogni. Servirà per impedire agli incubi di spaventarli mentre dormite. Eccolo qua. Con questo vento forte dobbiamo farne uno molto più grosso. Mi è venuto il mal d'aria! Hai ragione! È ora di uscire! Ma Joe è incastrato! Non riesco ad aprirlo! È incredibile! Nemmeno io! Non sapevo che alle farfalle piacesse il nettare di cactus. Dunque il regno delle farfalle è fatto così. Che bello! Perfetto! Ora possiamo dormire tra due mocassini. Buonanotte, piccoli Esquo! Buonanotte, Leo Falco! Questa corda mi stressa! Sono così gli incubi! È veramente orrendo! Avete proprio ragione! Riportiamoli nella terra degli incubi! Salve, vero Falco! La situazione non sembra affatto a nostro favore, ma possiamo negoziare, vero? Te lo sogni! Salve! Consegna incubi! Buongiorno, fratelli Dalton! Qual buon vento vi porta, signori? Allora, com'è il nuovo itinerario? Tutto bene, mi è bastato seguire le frecce. Ma hai il vestito d'oro? Il signor Hamon Ikeso? Benvenuto nel nostro penitenziario. Oh! Oh? Cosa vedono i miei occhi? Una bella in mezzo alle bestie. Signor Ikeso, è veramente un'onoritudine riceverla nel mio istituto. Il signor Ikeso è il più famoso toreador di tutta la Spagna. È una star, è una grande star, una vera diva. Tu lo sai perché mi chiamano Toro Andaluso? Per via dell'odore. Adoro quando mi resistono, prendono quel saporino de paella. Non toccarmi, hombre, nemmeno con gli occhi. Olè! È d'oro, ha il vestito tutto d'oro. Una sfera di luce vivente, c'è una festa, vai Rataplan, muovi il corpo. Stavo pensando di approfittare della sua presenza per organizzare una bella corrida nel cortile del penitenziario, eh? Lei che ne pensa? Ha dei tori? Ah, beh, abbiamo dei bisonti. Perché no? Io sarei un bisonte ador. Organizzare una corrida qui? Giammai! Ma è su un'arte molto nobile. Non ha niente di nobile, è come andare in salumeria. È su un combattimento di tori, no di maiali. Ma Hamon Ikeso è un nome molto conosciuto nell'ambiente della tauromachia. È conosciuto soprattutto nell'ambiente della tauromacia.
Organizziamo la corrida! I detenuti avranno un'occupazione sana e comunque ho deciso così, autoritudine! Partecipiamo a questa corribucola! Olè! Gli rubiamo i pantaloni d'oro ed evadiamo in groppa a un bisonte. Facile, no? Olè! Ci vorrebbero dei volontari! Noi siamo volontari! Sono questi i volontari? Tu, il più alto, con lo sguardo da mucca raffreddata, vieni qua, tu fai il toro! Ah, sì, io adoro le salumerie! Ole! Toro, toro, ole, ole! Toro, toro, toro! Ole! È proprio vero, le salumerie sono brutte! Bene, adesso tocca a te! Ole! Scusami, Joe, stavo facendo per finta! Anche questo è fare per finta! Aio! Ehi, ragazzi, c'è una rissa! Calmi, state calmi! È un'arte, non è una... Una gara di ballo! Io adoro le gare di ballo! Dove ci si iscrive? Anch'io so ballare! Guardate! E questi dove li mettiamo, capo? Allora, mentre A, sono io A, si sposta agilmente verso Q, il toreador, tu B effettui una traslazione rettilinea verso C. Chi è C? Sei tu, C. Credevo di essere D. No, D sono io, tu sei C. No, D è lui, perché C sono io. Ma se C è D e B è C, chi è E? Ma non c'è la E! Beh, improvviseremo. Ce n'è uno uguale di taglia un po' più piccola? Ma quanto sei carino! Sapevo che il tuo corazon mi avrebbe parlato, mio amor. Libertà! La ringrazio tanto, signor Ikesso. Chiamami pure Hamon. Joe Dalton, ma che sta facendo? Sono io che porto i pantaloni qui. Olle! Anch'io sono placcato d'oro! Placcato d'oro, il tuo cuore non è d'oro! I fratelli Dalton evadono! Restituitemi il mio vestito di luce immediatamente! Toro, 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 ole, ole, ole! Ridammi i pantaloni, amico! Allora, il segreto della caccia al bisonte è il silenzio, la discrezione... Bravo! Che stile, che maestria! C'è solo una parola. Olè! Aug! Perciò si può fare un bello spettacolo senza fare della salumeria. Hamon Ikesso, per ordine del giudice, deve tornare in Spagna. Adesso. Adios, mia bella colomba. Capisco. Non dica niente. Che peccatitudine! Addio, abito di luminositudine! Vamos a bailar! Wow!